difficile perché mi è stato anche richiesto di trovare delle vie d'uscita e di non soffermarmi troppo nell'analisi, che però non si può non fare, perché come il turismo agisce sulla città storica, su Firenze, sulle altre città storiche, qualcosa bisogna dirlo. Intanto l'ha già detto Marco D'Eramo, no? Che l'economia del turismo è di matrice estrattivista, prolifera nella città vuota di residenti stabili, questo è sicuro. Cioè, per il turismo la città storica è usata alla stregua di una miniera, io dico una miniera d'oro, ma insomma, una miniera a cielo aperto. È un'industria di rapina, insomma, queste sono le cose che sono state dette, un'industria di rapina che saccheggia le città monumentali, le svuota, ne cava denaro da un patrimonio, da un giacimento, da un patrimonio monumentale che ha una dimensione finita ancorché grande come Firenze, come Venezia, Roma, eccetera, ma che il turismo non è in grado di riprodurre, quindi sfinisce e non riproduce. Io già l'ho detto e già scritto che appunto il turismo ha assunto caratteri simili a quello che nel Sud America, nel sud del mondo è stato definito estrattivismo, cioè un'economia di saccheggio, no? Che delle risorse, la loro esportazione portata avanti contrario con metodi violenti in generale contro il volere delle popolazioni insediate. Penso, e qui la butto, però non so, ci voglio riflettere ancora, però ve lo dico perché tanto siamo in confidenza, in questo quadro anche il terrore indotto dagli attentati terroristici nelle città d'arte, a dispetto di quanto si può credere, possa giocare a favore delle dinamiche che sono favorevoli all'industria del turismo. Dopo vi spiego perché, se ce la faccio, perché devo essere piuttosto condensata. Dunque, è una nuova forma di colonialismo, abbiamo detto già altre volte, operato non più dagli stati, no, ma delle multinazionali globalizzate, che allignano, prospera nella città dei recinti, delle zone rosse, dei limiti invalicabili, dei deserti urbani, l'abbiamo detto. E quindi in questa città la cittadinanza è espropriata dei luoghi di vita urbana ed è espulsa dai centri storici. Uso la parola centri storici a cui un tempo, mi riferisco alla tradizione disciplinare, centri storici a cui era dato un valore sociale, che invece oggi è un valore venale, un valore economico. Come avviene l'espropriazione degli spazi urbani pubblici, monumentali, come siamo arrivati a quello che vediamo a Firenze, come avviene infine l'espulsione fisica dei residenti e degli abitanti. Gli spazi pubblici che mi sono più cari, insomma di uso comune, i servizi, le attrezzature, anche il tessuto commerciale, vengono innanzitutto sono decenni che vengono allontanate le funzioni dal centro, quel decentramento è stato allontanato all'università perché si pensava troppo e si formava pensiero critico, poi è stata anche smantellata, ma insomma intanto è stata allontanata. Il tribunale, le funzioni al cittadino, pensiamo una per tutte l'anagrafa a Palazzo Vecchio, quindi funzioni rare, funzioni al cittadino vengono allontanate, si vendono e si alienano gli edifici pubblici, chi mi conosce sa, potrei fare la lista e ora forse solo Marco D'Eramo non conosce le mie liste degli edifici in vendita, tribunale, porte d'assisi, le caserme e anche le case popolari in centro, no? Le via dei Pepi. Si trasformano gli immobili in disuso, privati anche pubblici, in hotel di lusso, il resto, tutto al di fuori di una programmazione, di una pianificazione. Qui dico una cosa che mi fa un po' male, la pedonalizzazione di grandi aree centrali tende ad espellere i cittadini quando non è seguita da un piano organico del traffico, perché pedonalizzare Piazza del Duomo mediaticamente con atto autoritario del sindaco è stata un'espropriazione ai cittadini della Piazza del Duomo, perché non ci sono più autobus che ci portano, Piazza della Signoria non ci si arriva più, fine, quindi quella non è più privatizzazione dei servizi, questo non ci abbiamo il tempo di parlare, chiusura dei monumenti, le chiese, perché anche la chiesa in questo ha giocato un ruolo che non è, si passa dal battistero e non ci si può più entrare, io mi ricordo che insomma quando anche ero ragazzo, mercantilizzazione delle piazze, vediamo Piazza Santissima Annunziata e gli ambienti monumentali, eccetera, insomma liberalizzazione del commercio, Bersani nel 98 col famoso decreto ha spazzato via qualsiasi tipo di pianificazione del commercio e quindi si è trasformata tutto il tessuto commerciale e artigianale in vendita, in foodismo, quello che viene chiamato foodismo.
Ecco, l'espulsione della popolazione è stata graduale, ma tutta in funzione della successiva espansione dell'industria turistica, anche se Nardella dice che ci sono, che c'è un flusso di persone che utilizzano il centro, sì, per forza lo calcolano in base ai telefonini, il centro c'è la stazione, i viali che girano tutto intorno, per forza si passa in centro, cioè a Firenze si passa per forza dal centro storico, almeno dai suoi margini. Ecco, però questa espulsione, che come ha detto Marco Teramo, ha riguardato le fasce sociali medio-medie e medio-basse, che inciso con il turismo fanno i loro affari, perché sono molti quelli che affittano gli appartamenti a breve termine, eccetera. Però quello che mi interessa è che sta lasciando senza respiro gli ultimi diseredati, insomma, che si accalcano nei bassi, ecco, illegale, e negli appartamenti più sfortunati di aree ancora non appetibili, prendiamo via Palazzuolo, o via Panicale, che sono un po' diseredati e ultimi, è che pure costituiscono l'esercito dei manovalanti del popolo di cui parlerà Lorenzo. Verso gli ultimi, nella città turistica, la guerra è in atto su vari livelli. Abbiamo arredo urbano a carattere disciplinare, panchine senza schienale, panchine frazionate, tutte queste cose qui, i dissuasori di seduta, eccetera. Le cancellate che chiudono i portici, le illuminazioni carcerarie in alcune strade, via Palazzuolo, via Panicale, tutte. Non sentono nelle ultime. Ieri guarda loro, guarda loro. Devo essere veloce. Allora, dicevo, questi diseredati ed ultimi a cui viene fatta una guerra aperta, che sono poi l'esercito dei lavoratori che lavorano nell'industria turistica, ad essi viene fatto appunto, viene impedito di sedersi, cioè la questione dell'arredo a vocazione disciplinare, come dicono i sociologi, cioè panche prive di schienale, eccetera, queste cose, le cancellate che chiudono i portici, quanti ne abbiamo visti chiudere, illuminazioni di tipo carcerario, via Palazzuolo, via Panicale, eccetera, eccetera, militarizzazione delle strade, sempre le stesse, e non ultimo il Daspo Urbano, Daspo Urbano, che è proprio una guerra senza quartiere marginale. Daspo Urbano? La possibilità che con il decreto Minniti è stata data ai sindaci di applicare il DASPO come prima era negli stadi ai tifosi, adesso il sindaco, ad alcune persone può essere impedito di entrare in certe zone della città. E per l'appunto le zone in cui il sindaco può fare il foglio di via a chi non è desiderato coincide con le aree turistiche. Leggo il decreto del febbraio 2017, che questo lo metto io: mendicanti, dissenzienti, dissidenti, clandestini, venditori cosiddetti abusivi, eccetera, eccetera, cantastorie, saltimbanchi, praticamente potranno, per comportamenti ritenuti non consoni al decoro, possono essere allontanati col foglio di via, nuovo foglio di via fatto dal sindaco e non da chi lo faceva, ora non mi viene in mente. Devono essere allontanati, e qui stiamo al turismo, da musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici. Quindi che succede? A parte, come diceva il CPA, dallo stato sociale si trasforma in stato penale, che mi sembra la frase epigrafe, cioè qui... No, vabbè, ora non c'è tempo, però non lo devo dire, cioè in questo modo, voglio dire, attribuire ai sindaci il potere di istituire un recinto turistico, no, tramite appunto il divieto di accesso a una parte di città, dichiara da una parte, no, che si rinuncia alla lotta delle diseguaglianze sociali, questo si sapeva, però c'è l'avvio di una nuova battaglia in favore dei privilegi invece proprietari, no, di chi sta all'interno dei recinti. Ecco, cosa si potrebbe fare? Io però posso dirlo solo per quello che riguarda l'urbanistica, perché non ce la faccio, non lo so. Allora, un piano organico per la città storica, degli usi, delle funzioni, delle disponibilità, cioè invece di agire per eventi, come diceva Marco, procedere e per singole operazioni, eccetera,
anziché procedere per evento e per singole operazioni, che poi quali sono queste operazioni? Quelle che discendono dagli oneri concessori che sono versati dagli speculatori che trasformano l'edificio in hotel di lusso. Ecco, questo bisognerebbe un po', questa macchinetta, un po' buttarci sabbia negli ingranaggi. Piano per l'edilizia residenziale pubblica nella città storica, e invece in via dei Pedi si vendono le case che erano adibite ad edilizia storica. Sull'esempio di Bologna, cioè se l'urbanistica in Italia ha un capitolo luminoso, è quello del piano di Bologna, che portava all'interno della città appunto le case popolari per cercare di rivitalizzare. Visione programmatoria del commercio a dettaglio, questo è un altro capitolo, e poi un utilizzo sapiente e coerente in un quadro programmatorio, pianificatorio, dei grandi spazi dismessi. Lo abbiamo scritto, abbiamo detto come laboratorio, nelle caserme, caserme vuote, sono vuote, al maglio, cioè i migranti, i vagabondi, gli erranti, senza case, senza lavoro, e tutte queste figure potrebbero trovare luoghi di residenza collettiva, provvisoria, luoghi di lavoro, dico io. Cioè mi sembra che in questo momento di sfascio dell'urbanità, insomma, le caserme, i grandi edifici urbani potrebbero diventare luoghi di un nuovo progetto, di un nuovo ridisegno, fuochi, qui l'ho scritto, fuochi di urbanità, insomma, va bene. Direi che, e qui però a concludere, che bisognerebbe che si intraprendesse un processo di distacco, insomma di abbandono del paradigma economicistico-finanziario, cioè passare da una logica della produttività a tutti i costi, della rendita, ad una logica, diciamo, di riproduzione, di cura, di accudimento dei luoghi, della città, di costruzione di legami e relazioni sociali con relazioni sociali ed ecosistemiche, direi, col vivente, tutto. Bene, questo è la mia...